Buonasera. Io innanzitutto ringrazio di nuovo la provincia di Milano, Spazio Operdam, Claudio Martino per questa possibilità. Un evento così organizzato così bene e così ampio, e sono anni che non abbiamo fatto in Italia, e quindi sono molto felice di poter presentare qui la mostra, che merita la vostra attenzione perché è la mostra delle Polaroid, le fotografie di mio padre che scattò lui personalmente, che è l'unica testimonianza di lui come un fotografo, che lui non fece nessun'altra fotografia, non amava dividersi tra i compiti, tra la regia e il fotografo. Quindi invece con il Polaroid riuscì, piacque questa immediatezza dello sguardo, di vedere gli spazi, i luoghi, per ricordare la Russia, perché poi il destino volle che non tornò mai più, e sono le ultime immagini che lui portò con sé in Occidente, in Italia, e poi tra l'altro che furono ricostruite basandosi se poi sono solo Polaroid nel film Nostalgia. L'altra parte della mostra riguarda la sua biografia, la genesi del film Lo Specchio, che è uno dei film forse più autobiografici suoi. E quindi basata sulle foto degli anni 30 di Lev Gornung, un fotografo amico della famiglia di mio nonno, che era un poeta, e il fotografo Gornung era un poeta egli stesso, del cerchio di Anna Akhmatova, di Osip Mandelstam, che seguì, mio padre aveva 2-3 anni nella famiglia, nelle villeggiature estive, e scattò queste foto bellissime che abbiamo ritrovato sui negativi di vetro nell'archivio personale di mio padre prima di mio nonno. Abbiamo fatto il restauro delle lastre, una scansione, poi la stampa, ci siamo ritrovati davanti a questi piccoli capolavori su quali poi mio padre lavorò per ricostruire il film Lo Specchio. Lì ha voluto accostare delle immagini del set, delle immagini del film, accanto alle immagini scattate da Gornung, che riproducono fedelissimi quello che era la realtà dell'infanzia di mio padre. E stasera sono molto felice di presentare questo film, perché ringrazio per questo il Musei, la Cineteca, perché non sapevo che esistessero ancora le copie nuove dei film di mio padre, perché questa è un'operazione che abbiamo fatto 10 anni fa, se non sbaglio, ed è insieme con Bergamo Film Meeting, pensavo che le copie, in 10 anni che hanno girato tutta l'Italia, se non solo, sono poi deteriorate. Poi ho saputo che c'è un'altra copia, altre copie che poi state guardando in questo periodo, sono le copie, non sono mai state proiettate, se non una volta, e quindi sono molto felice perché sono state curate specialmente dalle persone che hanno lavorato con mio padre, e la stessa persona che stampava le copie per mio padre in Russia ha curato questa edizione. Quindi per quello che riguarda il cosiddetto passaporto colore, il rapporto delle opere, tutto quello che il lavoro tecnico che sta dietro a una copia del film, qui sono riprodotte fedelmente, e di questo sono molto contento. Bene, io passerei la parola ad Andrea Ulivi, che racconterà e vorrà un po' citare alcuni brani di mio padre per introdurre la sua visione dei suoi film. Sì, scusa, io rubo solo un attimo, non l'ho presentato Andrea, nel senso che tra le tante cose però ricordiamo, perché è un'istituzione importante, l'Istituto Internazionale Andrea Tarkovsky di Firenze, di cui Andrea è presidente e Andrea Ulivi è vicepresidente. Sapete che Tarkovsky negli ultimi anni della sua vita, insomma, aveva creato un legame molto forte con l'Italia, in particolare con la Toscana, il film Nostalgia e questo grande viaggio anche attraverso luoghi straordinari della Toscana. Personalmente, posti che ho scoperto attraverso il film di Tarkovsky, che chiaramente è un paradosso, ma lo dice lunga A sulla mia ignoranza, B sulla sua intelligenza.